Salve a tutti ragazzi, siamo con un'altra puntata di Spider-Man con voi Vincent e siamo qui nella casella, diciamo così, dei costumi perché praticamente posso sbloccare questo qui. Ho guadagnato questo nuovo costume che è bellissimo, poi con la pistola, la fondina poi. Giustamente la pistola dovevo rimettere le mutande. Questo mi piacerebbe tantissimo sbloccarlo perché è bellissimo il design. Anche i colori, l'abbinamento. Devo andare da questa parte anche se ci sono questo tipo di missioni, detective privato, ma preferirei farlo insieme a voi. Inoltre, per sbloccare quel nuovo costume, ma più che altro le abilità che volevo prendere, ho sbloccato queste altre aree che sono molto estese, anche se ce ne ho di lavoro da fare qui. Per quanto riguarda le zone da dover prendere, però vabbè. Comunque, inoltre, un'altra abilità che ho fatto, ecco qui, le capriole, in modo che guadagno punti, ma anche, se non sbaglio, la concentrazione, ecco. Oh, sta cosa capitava anche ad Assassin's Creed. Devo fare una cosa, una missione principale, e all'improvviso compariva un qualche cosa. Deve essere sicuramente qui sopra. Per la vittima potrebbe mettersi male. Oh, non ci vedo niente. Ah! Oh, aiuto! No, raga, io non ci vedo niente. Oh! Non ti vedo, scusa! Oh, raga! Di pestaggio ferisce. Incredibile! Non ci vedevo niente, l'ho fatto tutto al buio sta cosa. Vabbè, raggiungiamo. O meglio, raggiungo. Attenzione, oh! La missione principale. Per carità, vorrei andare più in alto possibile in modo da poter fare le capriole e guadagnare punti. Inoltre la musica è bellissima, veramente c'è le musiche. Che poi abbiamo visto nella scorsa puntata, non vorrei sbagliarmi, dovrebbe essere proprio nella scorsa puntata, che ha fatto il cameo proprio Stan Lee. Cioè, incredibile. Cioè, chi l'avrebbe mai È quasi detto? mattina, lì dovrebbe arrivare a breve. Potrei fare uno spuntino. E mangiamo a sto punto. Cioè, se vuoi mangiare, mangia. Che ti devo dire? Quest'ora il Benvenuti signor alla Lee è nel suo festa. ufficio. E vedi quello, sopra al letto a castello. Ho fatto anche la rima. Qua lì si vede la partita. La partita con tre giornate. Ah, a proposito, non ci ho mai pensato. Praticamente, a parte i personaggi che ne abbiamo sbloccati, qui ci dice, diciamo, un piccolo accenno sulla missione. La maschera, Chinatown, missioni. Martin Lee potrebbe sapere qualcosa dalla maschera che ho trovato. Appunto, nella scorsa puntata abbiamo trovato una maschera molto strana che inquieta molto, devo dire. E a quanto pare dovremmo salire. Vediamo, direttore. Infatti lui è il direttore. Ah, direttore! Peter, serve aiuto? Scusi il disturbo, signor Lee. Una mia amica, Mary Jane, fa la giornalista. Sta scrivendo un articolo su degli oggetti d'arte e ha trovato questa maschera. Vorrebbe avere il parere di un esperto. E siccome so della sua laurea. Questa probabilmente è la prima volta che mi serve a qualcosa. Fammi vedere. Interessante. Dove l'hai Fa trovata? spavento. Non so di preciso. Perché, sa cos'è? La copia di un'antica maschera teatrale cinese. Non ne vedevo da anni. Questo Tipo quella della Grecia. simbolo si può tradurre con demone. Demone. Ma guarda un po'. Mio padre mi leggeva storie di fantasmi con questa maschera da bambino. Con quella Spaventato. maschera? Peter, ascolta. Questa maschera può essere collegata a gente pericolosa. Mary Jane dovrebbe lasciar perdere. Pensa che sia in pericolo. Ah, non lo so. Ma te l'assa aperta. Ma perché rischiare? Cioè, non lo so come
Sembrava un po' come se l'avesse detto tipo per dire stai alla larga, non pensare. Un po' perché come se, come se l'avesse detto tipo insomma. No, ma sembrava come turbato da strani ricordi. A quanto ne so ha avuto un'infanzia traumatica. Sì, vabbè, c'è solo l'Imagine Dragons. Demoni, eh? È un nome accattivante. Ok, mi metto a scrivere. A dopo. Inutile, Mary Jane non lascia perdere. Direi che non potevo sperare di meglio. Ehi, qui si piglia il caffè. Col ketchup. Ma almeno mettetelo solamente all'ora di cena, all'ora di pranzo. Mele. Meloni. E chi più ne ha, più ne metta. Bello il cappello, eh? Ti copri la testa? Vabbè. Basta che te la copri. E di nuovo la carica. Con il nostro amatissimo costume. Olè. Completato. Ho un momento libero prima di tornare da Doc. Posso dedicarmi ai doveri di spy di qui in città? Eh sì, direi che possiamo farlo. Volevo, cioè, ero indeciso se chiuderla qui la puntata, ma direi. Ok, missione secondaria sbloccata. Sto sbloccando tutte queste missioni secondarie. Direi di prendere che ne so, questo zaino. È molto lontano, ma che ce frega. Sono sicuro che all'improvviso chiamerà la polizia e ci darà una bella notizia. Che bello capriolarsi qui in mezzo. In mezzo a New York. Stato con il signor Lee e sembrava turbato. Ti sei messo nei guai? No, è solo una storia che sta seguendo Mary Jane. Tranquilla, la tengo d'occhio io. Dimmi che siete tornati insieme. Ma no, ma ci parliamo. Un passo alla volta. Mi spiace per il signor Lee. È solo preoccupato. In effetti mi ha quasi commosso. So che ti vuole bene. Lo so. È un bananone quello. Forse gli ricorda il suo passato. Si rivede in te. Entrambi orfani e persone brillanti. L'ammirazione è reciproca. Hai un capo eccellente. Telefono. Grazie a me. Glielo riferirò. A presto, Peter. Comodo, mi doveva chiamare la zia. Calcolatrice grafica. Qui stai questa calcolatrice grafica in un banco dei pegni. Si ruppe durante un esame di trigonometria. Vale quel che è costata. Ma che botta di fortuna. Grazie. Sì? Prego. Peter, sono il dottor Octavius. Ehi, come va? C'è il caporale di Lancia Texidor per una prova. L'avevo totalmente rimosso. Voglio dire, lo ricordavo perfettamente, ma arrivo subito. Sta diventando un'abitudine, Parker. Devi rimetterti in sesto. Questi ritardi non sono da te. Ha ragione. Ho perso la cognizione del tempo. Scommetto che questa è la tua macchina, amico? Due su! Sei un grande, bimbo. Ti meriti una ragnatela. No? No. Vabbè, contento tu. Mi firmi un autografo? Non c'ho la penna. Wabum. Scusi. Le lancio anche questo? Le manca questo? O forse voleva questo? Ma non lo so. Quale preferisce? È scomparso. Pensavo volessi un secchio. Ne vuoi uno? Ne vuoi un altro? Madonna, quello se l'è beccato in faccia. Che cos'è questo? È uno scoiattolo. Aspetta, dove? Appiccicati. Non si appiccica. Però lì è rimasta la cosa attaccata. Ah, vedi quello. Kumba, solo io posso stare qui sopra. Tu no. Ti togli. Scendi subito. Direi di prendere questo ultimo zaino e poi chiudere la puntata e vederci con un'altra. Ma dove te le andavi a appiccicare? Ma che cos'è? Kitty Jean. I supereroi non hanno molto tempo per l'igiene personale. Bisogna arrangiarsi. In mezzo al coso, in mezzo alla città proprio. Complimenti. Questa? La conosci? Vabbè, io direi che con questa puntata possiamo finirla qui. Bellissimo. Quella mi sembra di non averla sbloccata. Aspetta, voglio scendere. Ok. La nave là è scomparsa. Sì. Buona. La volevo fare per bene. Vabbè, sì, io direi che con questa puntata possiamo finirla qui. Noi ci vediamo con la prossima. Io per il momento faccio la foto
E te pare? Io per il momento faccio la foto a questo. Ci vediamo con la prossima puntata di Spider-Man. Se questa puntata vi è piaciuta, mettete un bel mi piace, commentate, iscrivetevi, saluto, ancora fatto. Aspettate un attimo. Bella ragazzi.